bentrovati, nuovo appuntamento con Full Time in the News. Oggi ci occuperemo dei disturbi del sonno, lo faremo insieme ad un esperto, ve lo presento subito, il dottor Roberto Bruno Bossio. Grazie per essere con noi. Lui è un neurofisiologo, lavora presso l'unità operativa di neurologia dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Quali sono, tra l'altro, dottore, i disturbi del sonno? Sono piuttosto diffusi, anzi invito, qualora chi ci ascolta ne soffre, per un consiglio, per anche chiedere dei pareri, di telefonarci e chiedere direttamente a lei qual è la terapia giusta, l'approccio giusto per combattere quelle che possono diventare delle vere e proprie patologie. Di sicuro le conseguenze del mancato riposo si vedono subito: il colorito spento, le borse sotto gli occhi, nervosismo, stanchezza. La prima domanda che le voglio fare è quanto è importante il sonno per la salute, ovvero quali conseguenze possono scaturire dal mancato ritmo sonno-veglia, quindi dal giusto ritmo che intercorre tra il sonno e la veglia, e poi a cosa serve il sonno? Io partirei dall'ultima domanda: a cosa serve il sonno? Il sonno è fondamentale per l'organismo. Diversi studi nel corso di molti anni, ormai sono circa 70 anni di studi che vengono fatti intorno al sonno, hanno accertato che innanzitutto il sonno serve per due condizioni fondamentali. Consente una certa tranquillità del sistema nervoso e una certa appropriatezza dell'apparato cognitivo, del sistema cognitivo. In che senso? Serve fondamentalmente per il consolidamento della memoria e dell'apprendimento, ma non solo. Il sonno non è soltanto un andare a letto e dormire. Durante il sonno accadono una serie di condizioni e di modificazioni del nostro sistema neurovegetativo che consentono appunto di modificare alcuni parametri che sono fondamentali per la nostra esistenza. Tant'è vero che non appena noi ci addormentiamo inizia la produzione di melatonina, la quale determina un abbassamento della temperatura corporea e quindi favorisce appunto l'addormentamento. All'addormentamento si correla subito una riduzione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e anche una modificazione degli atti respiratori. È normale pensare che quindi chi non dorme bene ha un'alterazione del metabolismo. In effetti chi non dorme non ha l'abbassamento innanzitutto della temperatura corporea, per cui la temperatura resta più elevata, il metabolismo basale resta più accelerato e allora ovviamente siamo in una condizione ovviamente di non normalità, in condizione non fisiologica. E questo può generare che tipo di patologie? Può generare una serie di patologie. Ovviamente noi non lo vediamo, non vorrei allarmare, ma non lo vediamo in una singola notte di insonnia, ma alcune condizioni importanti si vedono ovviamente dopo mesi o anche dopo qualche anno. In modo particolare il rischio aumenta quando noi non dormiamo bene, non c'è quella modificazione fisiologica della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, il che predispone in modo importante i soggetti non dormitori verso un rischio cerebro e cardiovascolare. Alcuni studi più recenti hanno messo in evidenza che il non dormitore, il breve dormitore, ha un rischio più elevato di circa 5 volte rispetto alla popolazione generale di avere un rischio di ictus ischemico o di infarto del miocardio. Allora, visto che è così importante dormire bene, le chiedo come si misura il sonno. Ci sono diverse possibilità di misurare il sonno. Fondamentalmente, fondamentalmente noi innanzitutto chi dorme male ovviamente sa di dormire male, generalmente si rivolge al suo medico di famiglia, il quale, se è il caso, comincia ad approfondire lo studio, innanzitutto con delle visite specialistiche, e poi eventualmente si arriva a un'indagine che si chiama polisonnografia. La polisonnografia in modo particolare ci dà la possibilità di valutare innanzitutto la durata del sonno. Noi sappiamo che dobbiamo dormire almeno un periodo che va dalle 6 alle 8 ore a notte. Oltre a questo ci consente di capire la continuità del sonno, ovviamente se sono presenti dei risvegli o meno, l'intensità del sonno, che ci serve per capire quanto sonno profondo facciamo, che il sonno ovviamente è ristoratore. E poi un altro parametro importante è la qualità del sonno, che viene stabilita in relazione ai risvegli o meno che ci vengono ad essere appunto durante la nottata. Molti dicono: io dormo ma non mi sveglio riposato. Che segnale è? Ecco, ora lei ha fatto una domanda un po' specifica, che sembra generica ma è molto specifica. Già siamo nell'insonnia, già siamo in un capitolo particolare dei disturbi del sonno e questa si definisce insonnia paradossa. Molti pazienti dicono di stare a letto e di non dormire. Di fatto però capita molto spesso che sia il compagno di letto che poi magari le indagini polisonnografiche confermano che invece il sonno in termini di durata è un sonno abbastanza duraturo. E allora qual è la condizione che fa percepire in un modo diverso il sonno a questo soggetto? Probabilmente è stato dato dal fatto che questo sonno non è un sonno ristoratore. Lui dorme ma non è un sonno profondo, resta molto nelle fasi leggere. Questo è importante perché noi siamo partiti un po' in avanti nell'intervista. Quali sono le caratteristiche che differenzia il sonno? Cioè noi quando andiamo a dormire non dormiamo e basta. Innanzitutto dobbiamo sapere che esiste una macrostruttura del sonno e una microstruttura. La macrostruttura del sonno è fatta di due fasi, che ovviamente sono molto ben conosciute da tutti quanti, che sono la fase non REM e la fase REM. La fase non REM, che è costituita da 4 fasi a sua volta, 2 di sonno leggero e 2 di sonno profondo, poi si vengono ad alternare con il sonno REM, così chiamato dagli anglosassoni, è un acronimo Rapid Eyes Movement, che indica che durante questa fase abbiamo dei movimenti oculari rapidi, ma non solo questo, c'è una atonia dei muscoli, una perdita di tono muscolare, e oltre a questo ci sono anche delle modificazioni a carico, come vi dicevo prima, della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Questa fase è importante perché è anche definita la fase dello stato dei sogni, i sogni che noi ricordiamo. In questa fase, durante il sonno REM, siccome la nostra vigilanza esce un pochettino dalla profondità del sonno e siamo un pochettino più vigili durante questa fase, i sogni che facciamo noi li ricordiamo. E in questa fase ovviamente capita anche che qualcuno riferisce di avere qualche sogno con un contenuto un po' più particolare, perché in questa fase è l'unico momento in cui riusciamo a ricordarli. Allora, come aiutare un buon sonno? Quali sono le regole? L'alfabeto, se esiste un alfabeto del sonno? Esiste un alfabeto e questo è importante. Esistono delle regole fondamentali di igiene del sonno. Io ai miei pazienti dico innanzitutto una prima cosa: la stanza da letto serve solo per dormire. Noi dobbiamo andare a letto quando siamo stanchi. Nella stanza letto non bisogna leggere, non bisogna stare con la televisione accesa, non bisogna fumare, non bisogna mangiare. Noi ovviamente sono delle condizioni particolari, ovviamente sono rivolte a chi ha disturbi del sonno. Dopodiché ovviamente c'è una sorta di ABC proprio dell'igiene del sonno. Numero 1, non assumere sostanze stimolanti tipo la caffeina oppure il fumo di sigaretta, perché come sappiamo contiene la nicotina. Oltre questo, non fare pasti abbondanti alla sera, non assumere alcolici e possibilmente non assumere farmaci in modo indiscriminato. Poi ci sono diversi farmaci che vengono usati ovviamente da pazienti, spesso pazienti più anziani, vedi alcuni antipertensivi, riescono anche a modificare appunto il sonno. Allora io la fermo perché abbiamo una telefonata. Buonasera, chi abbiamo in linea? Buonasera, cortesemente. Sì, buonasera a lei. Qual è la domanda per il dottore? Allora, la domanda è questa. Sentivo parlare di qualità del sonno e di sonno interrotto. Volevo chiedere al dottore quali sono le cause che possono determinare, se ci sono rimedi, in una situazione in cui, nel mio caso, mi addormento facilmente, però mi sveglio 1000 volte nel corso della notte, a scadenza di 1 ora, 2 ore, 3 ore in relazione a quello che è successo anche la notte prima. Se la notte prima è stata più tragica nel sonno, la notte seguente sarà, magari dormirò 3 ore di fila, se la notte prima ho dormito ancora di meno, però c'è sempre questa scadenza di questo sonno interrotto continuo. Infatti non ricordo da quanto tempo io non ricordo più i miei sogni, non riesco a ricordare né quello che sogno e non riesco a capire, non bevo caffè, non bevo alcolici, bevo il caffè dopo pranzo, quindi sono passate tante ore da quando ho preso l'ultimo caffè, quindi non credo che possa questo influire sulla qualità del sonno. Ceno una cena normale, non pesante, per cui c'è tutto il famoso decalogo è seguito quasi alla lettera. Non guardo la TV prima di andare a dormire in camera da letto, vado a letto, mi addormento, però mi sveglio 1000 volte. Volevo sapere qual è la causa e se ci sono dei rimedi. La ringrazio, arrivederci. Grazie a lei per averci telefonato. Allora, dottore, cosa rispondiamo? Dunque, innanzitutto la signora soffre di un disturbo che riguarda la parte centrale della notte. L'insonnia viene definita in insonnia che riguarda la prima fase della notte, dunque addormentamento, invece la parte centrale riguarda risvegli frequenti, la parte finale della notte invece sono i risvegli cosiddetti precoci. La signora invece dice di andare a letto e poi di avere dei risvegli durante il giorno. Beh, nell'ambito dell'insonnia, dare una risposta immediata non è per niente semplice, perché le procedure che vengono ovviamente messe in atto dagli specialisti della medicina del sonno sono piuttosto lunghe e artificiose. Quindi nel senso che consigliamo noi innanzitutto noi facciamo fare una sorta di calendario del sonno, facciamo uno studio per quanto tempo piuttosto prolungato, può durare anche fino a 3 mesi, guardare effettivamente quali sono le caratteristiche del sonno, se queste caratteristiche si mantengono sempre per lo stesso periodo. Ovviamente va ricercata in una serie di condizioni che non sono soltanto da un punto di vista organico, ma potrebbe essere anche da un punto di vista psichico, ci potrebbe essere delle condizioni da un punto di vista psicologico che potrebbero, ovviamente individuale, che potrebbero disturbare il sonno e quindi non portare un sonno ristoratore. La signora mi diceva, tra l'altro, se non ho capito male, che non riesce a ricordare i sogni. Sì. Il fatto che non riesce a ricordare i sogni, molto probabilmente la signora significa che si mantiene sempre in un sonno estremamente leggero, che non viene mai approfondito e che non raggiunge mai il sonno REM. Questo perché lo dico? Perché la circadianità del sonno ci porta ad avere una certa oscillazione, si chiama proprio software del sonno, come se avessimo qualcosa di programmato nel nostro sistema nervoso centrale che porta ad avere questa oscillazione continua tra sonno non REM e sonno REM, e questa oscillazione si ripete ogni 90 minuti. Noi ne abbiamo circa da 4 a 6 nell'arco di una notte di queste oscillazioni. Se la signora non riesce a ricordare i suoi sogni, non riesce a ricordare nemmeno i sogni dell'ultima parte della nottata, verso le prime ore del mattino, significa che il suo sonno resta leggero, e quindi probabilmente qualcosa da fare per quanto riguarda la signora c'è sicuramente, ovviamente in termini di consulenza specialistica. La signora avrà bisogno, lei dice, di una consulenza specialistica, ma questo è un disturbo che può curare attraverso delle terapie farmaceutiche? Molto probabilmente ci sono dei farmaci, non c'è un solo farmaco, come capisce bene, ci sono più farmaci che si possono usare, ovviamente. Mi guardo bene a dare un consiglio, perché ovviamente ogni caso è molto singolo, apparentemente, voglio dire, dopo una brevissima raccolta anamnestica sembra che si tratti di un'insonnia centrale, però bisogna approfondire molto lo studio. Dottore, si parlava di insonnia e lei lo ha anche spiegato, noi abbiamo l'insonnia transitoria, quella a breve termine, quella cronica. Qual è la differenza tra questi 3 tipi di disturbi e chi ne soffre, qual è la conseguenza che avverte durante la notte ma anche durante la giornata? Allora, le insonnie hanno 2 indicatori importanti. Gli indicatori sono gli indicatori notturni e gli indicatori diurni. Gli indicatori notturni li abbiamo appena detti, sono l'incapacità ad addormentarsi alla sera, i risvegli durante la notte, i risvegli precoci al mattino. Gli indicatori diurni invece a volte sono poco stimati, perché partono soltanto da una tendenza alla sonnolenza durante il giorno, una cefalea che resta come un sintoma specifico, una difficoltà di concentrazione, una facile irritabilità o disturbi dell'umore. Sono tutti disturbi ovviamente che non riguardano tipicamente la sfera del sonno, ma che ci fanno capire che qualcosa nella notte precedente non è andata bene, oppure per lunghi periodi ovviamente. L'insonnia ovviamente viene classificata appunto dall'Associazione Internazionale dei Disturbi del Sonno come insonnia primaria e insonnia secondaria. L'insonnia primaria fondamentalmente rappresenta 3 caratteristiche. L'insonnia psicofisiologica. L'insonnia psicofisiologica è quella che è più frequentemente vista da tutti quanti, praticamente è un'insonnia che dura circa un periodo superiore alla settimana, perché altrimenti sarebbe soltanto un'insonnia acuta. L'insonnia acuta dura pochi giorni. E di solito quali sono le cause di questa insonnia? Generalmente le cause sono di natura psichica, una forte preoccupazione, un qualcosa o un disturbo anche di natura organica che ci porta a perdere una notte di sonno, sonno automaticamente innesca un meccanismo nel paziente per cui si va la notte successiva a letto e si ha paura di non addormentarsi. È ovvio che ovviamente questo discorso, se si ripete per più di un periodo, diventa ovviamente, tende a cronicizzarsi, e poi lì bisogna in qualche modo intervenire per spezzare un po' questa catena. Bisogna dire che effettivamente le persone più coinvolte nel disturbo dell'insonnia sono prevalentemente le donne, il sesso femminile, le persone anziane. E dopo spiegheremo perché, perché abbiamo una telefonata. Pronto? Caduta la linea, invitiamo il nostro telespettatore a ricontattarci, perché le donne e le persone anziane soffrono di più, sono più esposte all'insonnia. Ancora effettivamente questi sono, come dire, sono i dati statistici, il perché non è correlato a un qualcosa di specifico che noi siamo riusciti a valutare. Per esempio nelle persone anziane è facilmente individuabile il discorso che l'anziano dorme meno rispetto al soggetto giovane. Bastano 5 ore di sonno per avere una buona qualità di sonno nel soggetto anziano, già al di sopra dei 60 anni questo. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Buonasera, mi scusi, volevo chiedere fare una domanda al dottore. Siccome io sono affetto da obesità di grado notevole. Non abbiamo capito, ci sono... Sono affetto da obesità di grado notevole. Da una? Può ripeterci, abbiamo qualche disturbo ai telefoni. Mi sente? Adesso sì, la sentiamo. Dicevo, sono affetto da obesità di grado notevole. Obesità? Sì. E quindi spesso di notte vado incontro ad apnea, sì, e cose del genere. Volevo chiedere cosa bisognava fare, ecco tutto. Allora. Sì, perfetto. Grazie. Grazie a lei. L'obesità è un fattore di rischio importante per una patologia che si chiama sindrome dell'apnea del sonno. La sindrome dell'apnea del sonno è una condizione caratterizzata da un arresto del flusso respiratorio in modo totale o parziale attraverso le vie oronasali e con una conseguente caduta della concentrazione dell'ossigeno nel sangue. È ovvio che a che cosa è correlato? È correlato a una condizione fondamentale che è l'obesità, per cui il paziente nel momento in cui si mette in posizione supina il palato molle spinge praticamente dietro la lingua, per cui non passa il flusso inspiratorio e allora il paziente praticamente non riesce a completare l'atto respiratorio. Questo si viene a ripetere più volte nel corso della notte, per cui porta a delle conseguenze molto importanti anche da un punto di vista, come dicevamo prima, della pressione e della frequenza cardiaca. Quindi cosa può fare? Perché era questo il consiglio il signore deve fare un'indagine che si chiama monitoraggio cardiorespiratorio in sonno, che viene fatto anche attraverso attrezzatura portatile, viene montato a livello ambulatoriale Questo esame dove può farlo? Si può fare qui da noi nella città di Cosenza, attualmente ne è dotato l'ospedale Mariano Santo e l'ospedale di Acri. Sì. Fatto questo monitoraggio cardiorespiratorio, il giorno dopo praticamente viene valutata la tipologia, quindi che tipo di sonno ha attraversato il paziente nella notte precedente, e si vede quanto è grave questa condizione di apnea. Viene fatta proprio un indice delle apnee, viene valutato il numero in base al numero delle apnee e di quanto importanti queste apnee sono risultate essere. In base a questo, in base alla gravità dell'apnea, si prescrive un respiratore che si chiama in termine tecnico CPAP, che serve appunto per ridurre drasticamente il numero delle apnee e quindi conservare quantomeno una ossigenazione continua nel corso della notte. Quindi questa è la nostra indicazione per il telespettatore che ci ha telefonato. Facciamo un passo indietro, non avevamo completato l'argomento insonnia. Lei diceva gli anziani dormono poco e le donne. Gli anziani 5 ore di solito a notte, ma è sufficiente? Per gli anziani è sufficiente 5 ore a notte, è come dire una riduzione fisiologica del nostro fabbisogno di sonno nel corso della notte. dicevamo prima, è che sopra i 60 anni si comincia a dormire, non tutti ovviamente, gli ultra sessantenni portano questa necessità, ovviamente diciamo che sono sufficienti. E oltre queste due categorie ricordo coloro che sono turnisti, cioè i turnisti, i lavoratori turnisti ovviamente vanno anche loro incontro più facilmente a insonnia, come anche persone che presentano un particolare disturbo da un punto di vista psichico, è stato evidenziato come soggetti con particolari condizioni di disagio sociale possono andare incontro a insonnia. Quindi insonnia, dobbiamo capire anche bene che significa insonnia cronica e questa, approfondire anche l'aspetto dei turnisti, perché c'è tanta gente che lavora di notte e quindi proprio il ritmo sonno-veglia viene alterato. Chi abbiamo in linea? Pronto? 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 Sì, buonasera, la sentiamo. Sono un ragazzo di Cosenza. Sì, qual è la domanda per il dottore? Sì. Sono un ragazzo che sono affetto di sclerosi multipla. Sclerosi multipla, sì. Però vorrei parlare con il vostro collega che è un dottore, no? Non vorrei abbiamo capito. Come mai che non ancora... A che punto è sono le pratiche della gente 4, perché sono dal 95 che c'è questa affetto sclerosi multipla. Ci scusi, non abbiamo capito. Abbiamo capito che la sua patologia è la sclerosi multipla. Qual è la domanda per il dottore? Come che non è stata accettata la gente 4? Ah, ma noi stiamo parlando però, questo è l'appuntamento dedicato alla medicina e ai disturbi del sonno, quindi purtroppo non è l'appuntamento con il medico di medicina legale, con il dottore Fonti, che sa dare queste risposte, quindi la devo invitare a richiamare quando sarà in studio il dottore Fonti, che le saprà dare invece delle spiegazioni anche riguardo alla sua documentazione. Grazie per averci chiamato. La ringrazio. Allora, dicevamo, insonnia cronica, quando si definisce cronica l'insonnia? Allora, insonnia cronica quando l'insonnia perdura per più di un mese. Se poi noi abbiamo una scala di gravità, l'insonnia diventa grave quando si presenta per almeno 3 volte a settimana per un periodo superiore al mese di insonnia. Ovviamente, come dicevo prima, noi non dobbiamo vedere soltanto l'importanza dell'insonnia, ma dobbiamo correlarla ad una condizione fondamentale, vedere se l'insonnia è primaria o è secondaria. Perché? Perché la forma invece secondaria è secondaria a una serie di condizioni patologiche diverse, per cui sarebbe importante andare a cercare la condizione che favorisce l'insonnia per poterla modificare. Ci sono l'insonnia secondaria prevalentemente dovuta per esempio a patologie internistiche, ci sono patologie cardiache, respiratorie, malattie reumatiche, il reflusso gastroesofageo, una serie di condizioni che ci portano ad essere insonni. Oppure patologie in ambito neurologico, la malattia di Parkinson, la sclerosi multipla, le malattie degenerative tipo la malattia di Alzheimer, sappiamo benissimo, che ovviamente porta disturbi comportamentali durante il sonno con insonnia. Ci sono ovviamente anche le patologie psichiatriche, l'ansia, la depressione, le psicosi, ovviamente anche queste sono responsabili di insonnia. Quindi non è soltanto importante andare a vedere se l'insonnia è una forma acuta o una forma grave, ma dobbiamo andare a fare una buona indagine anamnestica e cercare di capire il perché questa persona è insonne, oppure se contestualmente ci sono l'assunzione di farmaci che potrebbero provocare insonnia. Come dicevo prima, ci sono alcuni farmaci di uso generico, tipo per esempio i beta bloccanti, che si usano molto i cardiologi, che creano qualche problema in ambito di disturbi del sonno. O anche altri antipertensivi, come anche dei farmaci di nostro uso quotidiano, gli antiparkinsoniani, creano disturbi del sonno con insonnia. Tra l'altro, stravolgere i ritmi sonno-veglia potrebbe influire sul sistema immunitario, vero dottore? E stravolgere il ritmo sonno-veglia può stravolgere il sistema immunitario, stravolge più che altro, diciamo, lo potrebbe deprimere il sistema immunitario. È normale che il soggetto che non dorme può andare incontro a una condizione di stress. Tant'è vero che è stato riscontrato in diversi studi che l'ormone sentinella dello stress, che è il cortisolo, che durante la notte, di una notte normale, si mantiene a livelli bassi, in condizioni di insonnia lo troviamo sempre a livelli molto elevati. Questo indica ovviamente che se una persona non dorme va in una condizione di stress e quindi si può anche a sua volta deprimere il sistema immunitario, con delle conseguenze ovviamente. Vediamo chi abbiamo in linea, buonasera. Allora, buonasera, io chiamo da Laurignano. Sì, ci dica. Allora, vorrei fare una domanda al professore. Allora, buonasera professore, buonasera. Io soffro di ipertensione arteriosa, allora prendo Calvizita, Norvex e Cardicor. Norvax, Cardicor e Calvegita. Sì, giusto. Però la notte, diciamo, non faccio un sonno tranquillo. Ogni mattina alle 4, alle 4 e mezza per me è come un appuntamento che mi deve alzare. Dico, può, siccome io sono pure sotto cura con un cardiologo, dico, può fare male al cuore. Allora, questo sì. Sonno che... Allora, innanzitutto bisogna dire che ogni soggetto durante la notte, come dicevamo prima, dovrebbe andare incontro ad una riduzione fisiologica. Allora, io ho quasi 61 anni. Sì, la riduzione fisiologica della pressione arteriosa. È stato riscontrato che effettivamente ci sono dei soggetti ovviamente che durante la notte invece non presentano la riduzione fisiologica della pressione arteriosa, e questo spesso è il motivo che porta il cardiologo a scrivere degli antipertensivi. Generalmente è importante un monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore per capire se eventualmente questi risvegli potrebbero essere anche correlati a dei picchi pressori verso le prime ore del mattino. Sì, ho messo pure la macchinetta e come infatti è risultato, ultimamente ho fatto pure l'elettrocardiogramma dinamico ed è risultato che ho delle pause, sì. Sono risultate. Va sicuramente migliorata la sua qualità del sonno, sia in base ai farmaci che prende, ma va fatta anche un'analisi più corretta appunto delle abitudini di sonno per cercare di farla riposare un pochettino meglio, perché signora, il fatto che lei si sveglia alle 4 del mattino non dovrebbe essere un problema particolare. Bisogna vedere quante ore di sonno riesce a fare, ma soprattutto bisogna capire com'è la qualità di questo sonno, perché intorno a quest'età diciamo che un periodo di 5-6 ore di sonno potrebbero essere sufficienti, sempre che la qualità del sonno è buona. Se lei invece il giorno dopo si sente comunque più stanca, più confusa, più irritabile, ovviamente la qualità non è buona e quindi si potrebbe intervenire per vedere di poter modificare e migliorare appunto. Questo è vero, perché ci sono dei giorni che mi sento troppo agitata, proprio mi sento stressata, perché non dormo tranquilla. Sì. Cosa consigliamo alla signora, dottore? Signora, è un po' il consiglio che diamo a tutti, è quello di fare una consulenza specialistica, cercare di portare un buon quadro delle notti di sonno precedenti, sul quale bisogna comunque lavorare e cercare di creare un progetto di... Quindi deve cominciare a scrivere un diario, a tenere un diario, il suo diario personale delle sue notti di sonno, e vedere un pochettino come va nell'arco del La ringrazio, quindi devo fare un diario come ce l'hanno le ragazze, alla vecchiaia dobbiamo fare pure un diario personale. La ringrazio, molto gentile. Arrivederla. Grazie per averci telefonato, anche perché si dice che il sonno allunga la vita, è così o è solo un adagio popolare? Il sonno no, sicuramente allunga la vita, perché una buona qualità di sonno ci preserva da una serie di condizioni patologiche che abbiamo appena detto. Non solo, prima abbiamo saltato anche un altro passaggio importante. Tra i fattori che si modificano nel corso della notte, nel momento in cui il soggetto è insonne, c'è un'altra condizione molto particolare. Alcuni ormoni, che sono gli ormoni del senso della sazietà, del senso della fame, nel soggetto insonne subiscono delle modificazioni, l'ormone responsabile del senso di sazietà si abbassa nel soggetto insonne e aumenta invece quello del senso della fame. Tant'è vero che i soggetti insonni spesso durante la notte capita che si alimentano, cercano cibo. E questo secondariamente potrebbe portare dunque ad un aumento del peso e predispone molto per il diabete. Proprio perché c'è una condizione di ridotta resistenza all'insulina, per cui questi soggetti sono, la maggior parte di questi hanno una buona predisposizione proprio per la malattia diabetica. Alla signora abbiamo consigliato di tenere il diario. Dal diario lo specialista che cosa evince? Perché è utile questo diario al medico che poi lo consulterà? Dal diario innanzitutto noi dobbiamo capire la storia di questo sonno, quanto dura, se effettivamente è un discorso di una notte e quindi è un fatto acuto oppure un fatto cronico. Sulla base di questo ovviamente noi poi cominciamo a lavorare, si inizia a fare qualche tentativo terapeutico e intanto bisogna capire anche un'altra cosa della quale ci avvaliamo spesso, della consulenza psicologica, per vedere che non ci siano altre problematiche che interrompono il sonno nel corso della notte. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Full Time in the News, vi ricordo che ci stiamo occupando dei disturbi del sonno, lo stiamo facendo insieme al dottor Roberto Bruno Bossio, lui è un neurofisiologo presso l'unità operativa di nefrologia dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Vi invito, qualora voleste un consiglio, di telefonarci e parlare direttamente con il nostro esperto. Prima della pausa pubblicitaria ci eravamo soffermati ad approfondire un problema che riguarda tanti che lavorano di notte, quindi il cui ritmo sonno-veglia viene sicuramente alterato. Allora, per questi lavoratori, e sono tanti, come ristabilire il giusto ritmo del sonno? E poi, prima dicevamo, le difese immunitarie risentono di questa violenza sul corso naturale del sonno. Come invece a questo punto difenderli, questi lavoratori? Però lo diciamo subito dopo la telefonata. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Buonasera, senta, io chiamo dalla Mezza Terme. Ho difficoltà ad addormentarmi, ci metto moltissimo e nello stesso tempo durante la notte a una certa ora mi sveglio e non c'è verso di dormire, mi devo alzare dal letto. Allora. Questo qui è il mio problema, insomma. Quindi ha difficoltà sia ad addormentarsi che poi a mantenere il sonno durante... Sì, la notte. È un disturbo, è un'insonnia che riguarda ovviamente sia la prima parte della notte che l'insonnia così. Noi dobbiamo cercare di capire un po' le abitudini di sonno di ogni soggetto prima di dare un parere per vedere se effettivamente si riesce ad aiutare. In che senso? Il soggetto, noi siamo in qualche modo, dobbiamo capire se la tendenza all'addormentamento è in una fase, come dire, in un orario corretto alla sera, per intenderci entro le 23, oppure l'addormentamento è più spostato in avanti o è anticipato. Perché ovviamente i rimedi sono diversi a secondo di che tipo di paziente ci troviamo, è definito il cosiddetto il cronotipo. In che senso? Noi siamo, gli esseri umani siamo divisi in due grosse categorie, gufi e allodole, così sono definiti. In effetti i gufi sono coloro che si addormentano molto tardi, ma che fanno l'ora di sonno e le spostano praticamente nella mattinata successiva. Invece le allodole sono coloro che praticamente si addormentano molto presto, in un orario che va tra le 18 e le 20, e quindi fanno le loro ore di sonno. Quindi bisognerebbe capire prima che tipo di abitudini di sonno, ma predisposizione individuale ovviamente, prevalentemente, questo paziente, prima di poter dare un consiglio. Non dovrebbe essere un problema poterla curare, perché generalmente i disturbi dell'addormentamento sono quelli un po' più facili da curare, perché ovviamente una volta che abbiamo eliminato tutte le cause e abbiamo messo in atto tutti quei meccanismi di igiene del sonno che dicevamo prima, quindi rispettare le regole soprattutto. Le regole vanno rispettate, il paziente non deve fumare alla sera, sera, non deve bere caffè, non deve bere alcolici, il pasto deve essere leggero. Quanto è importante andare a letto più o meno sempre alla stessa ora? È fondamentale, non è importante, è fondamentale andare a letto sempre alla stessa ora, perché noi abbiamo un vero e proprio pacemaker del sonno che si trova nel nostro cervello, che è il nucleo suprachiasmatico, che è il nostro regolatore, il nostro orologio interno. Se noi questo orologio lo spostiamo, questa tendenza resta e poi è difficile ritornare alla condizione di base. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Pronto? Salve, buonasera. Buonasera a lei. Grazie per averci chiamato. Da Cosenza. Qual è la domanda per il dottore? Allora, volevo chiedere al dottore. Mio marito adesso è da un po' che non... Innanzitutto, quando una persona sana, quanto tempo dovrebbe dormire? Perché mio marito adesso, per esempio, questa notte non ha chiuso occhio nemmeno uno. E dura adesso da 2 o 3 mesi sta cosa. Allora, volevo capire se una persona sana, perché neanche vuole prendere cose che io gli sono andata a prendere in farmacia. È giusto non prendere nulla, perché l'automedicazione, diciamo, che è una delle cose pericolose nell'ambito della medicina del sonno. Bisogna sempre seguire dei consigli. Ovviamente stiamo parlando di farmaci, perché quando si parla di estratti di erbe, quelle comunque non creano un danno particolare per l'organismo. Sì. Una persona sana deve dormire quantomeno intorno alle 6 ore, intorno alle 6 ore. Quando chiedo hai dormito stanotte mi dici sì, mi sono svegliato alle 3:30, alle 4. Sicuramente un'insonnia come quella di suo marito. Comunque è dovuta a problemi di lavoro. Allora voi già mi confermate che è un'insonnia ovviamente dovuta a una condizione di disagio psichico, che per cui ovviamente una preoccupazione ovviamente non facilita l'addormentamento. Il suo marito si può curare, si deve curare, perché ovviamente... Sono 6 mesi adesso che è così. Signora, sarebbero ovviamente più importanti le conseguenze da un'insonnia ostinata rispetto invece a qualche farmaco dato da uno specialista e seguito da uno specialista, perché queste cure non devono essere eterne, devono essere limitate a un breve periodo, si deve risolvere il problema e dopo ovviamente i farmaci vanno tolti. Ho capito. Quindi cosa consigliamo alla signora? Di rivolgersi a uno specialista? Si deve rivolgere allo specialista. Sì, perché adesso il tempo, 6 mesi, ovviamente, è così. Ovviamente va fatta una visita specialistica, ovviamente va approfondito lo studio, bisogna capire quanto è importante questo disturbo del sonno e dopo eventualmente possiamo lavorare con delle terapie, procedere con dei farmaci. Anche perché deve recuperare la serenità giusta, perché prima la salute e poi insomma il resto come il lavoro. Quindi questo è il nostro consiglio, una visita specialistica. Se non ha altre domande, signora. Grazie. Grazie a lei per averci chiamato. Allora, le preoccupazioni incidono moltissimo. Le preoccupazioni incidono tanto, incidono proprio tanto. Dicevamo prima, le preoccupazioni fanno sì che l'insonnia... In casi come questo, dottore, mi scusi se la interrompo, cioè quanto è importante per ripristinare il ritmo sonno-veglia, intervenire più presto possibile? Ma guardate, è un cane che si morde la coda purtroppo, perché il soggetto che non dorme il giorno dopo comunque, anche se non ha problemi di natura lavorativa, di natura personale, presenta una facile irritabilità e una tendenza alla depressione proprio perché non ha dormito. Quindi la qualità del sonno e la durata del sonno sono 2 condizioni importanti per le performance della giornata successiva. Quindi queste problematiche vanno ovviamente risolte, non è soltanto il medico specialista in medicina del sonno che ovviamente risolve la problematica, anche perché come abbiamo visto ci sono delle condizioni anche di natura personale, di natura lavorativa che non facilitano l'addormentamento, però anche lì con delle consulenze in ambito neuropsicologico si riesce ad alleggerire il problema. Certo. Torniamo ad occuparci invece di chi lavora di notte, allora, come preservare la salute, quindi garantire una qualità di sonno che consenta una buona qualità di vita. Il lavoratore notturno rientra in un problema di insonnia definito disturbo circadiano del sonno. Noi praticamente a volte capita di affrontare dei turni lavorativi in un orario in cui invece l'organismo è predisposto per dormire e quindi ovviamente diventa una forzatura per l'organismo. Questo per un periodo limitato ovviamente potrebbe non creare problemi, ovviamente a distanza crea dei problemi sicuramente più importanti. E uno dei campanelli di allarme più frequenti è appunto il rialzo della pressione. Cioè, spesso i soggetti turnisti sono, la maggior parte sono ipertesi. Non solo, i colpi di sonno, la sonnolenza, spesso diventa responsabile di condizioni, di situazioni importanti, tipo anche incidenti stradali, i classici colpi di sonno. E anche qui noi dobbiamo andare a vedere le abitudini di sonno di questa persona, perché se noi abbiamo come turnista un cronotipo definito gufo, cioè colui che andrebbe a letto anche al mattino, per lui non è un problema fare un turno di notte, invece per l'allodola diventa un problema importante. Allora in quel caso noi dobbiamo cercare di aiutare questa persona con dei farmaci, si può fare, e quindi facilitare l'addormentamento nel giorno successivo al turno di lavoro. Quindi sono delle abitudini che si cambiano solo purtroppo con l'aiuto farmaceutico, è difficile regolarle con le buone abitudini, cercando, insomma, con la volontà non ci si aiuta in questo caso. No, esistono anche delle tecniche, per esempio per quanto riguarda i soggetti che vanno tendenzialmente a letto presto la sera, le cosiddette allodole, si usa la metodica della fototerapia, nel senso che si cerca di mantenere queste persone sveglie attraverso ovviamente l'uso della luce intensa fino a un certo orario, in modo tale da mantenere sveglia questa persona. Dopodiché noi sappiamo che, siccome la tendenza al sonno di queste persone è abbastanza semplice, allora è normale, e quindi una volta che dopo le 21 si spengono le luci, queste persone fisiologicamente tendono ad addormentarsi. Dottore, è capitato a tutti di avere degli incubi notturni, no? Allora, devono preoccupare o no? Gli incubi oddio, non devono preoccupare. Gli incubi fanno parte delle parasonnie, dipende se stiamo parlando di un bambino o di un adulto. Nel bambino rientra in quella che si chiama pavor notturno, che ovviamente è una condizione ovviamente patologica, per la quale ovviamente un rimedio va trovato anche in ambito farmacologico. Per quanto riguarda gli adulti sicuramente no, anche se devo dire che ci sono alcuni farmaci che facilmente inducono anche sogni a contenuto terrifico e quindi determinano il cosiddetto incubo, e sono farmaci, come dicevo prima, alcuni farmaci anche usati in ambito cardiologico, ma anche i farmaci usati per il morbo di Parkinson. Allora, chi abbiamo in linea? Buonasera. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera a lei. Senti, qual è la domanda? Allora, senti, io volevo porre questo quesito al dottore. Io mi addormento normalmente, senza nessuna difficoltà, però periodicamente per tante notti consecutive mi sveglio più o meno sempre alla stessa ora, ho notato. Mi alzo, vado a bere, poi mi ricorico e mi addormento, però con difficoltà. Quindi lei ha una pausa nella notte? Sì, sì. Dottore, è normale? La signora può stare tranquilla oppure c'è qualcosa che non va nel suo ritmo sonno-veglia? Bisogna vedere quanto è importante e quanto durano questi periodi di risveglio notturno. Se dal famoso diario che dicevamo prima, che consiglio comunque a tutti coloro che soffrono di disturbi del sonno di compilare prima di andare da uno specialista, emerge che questi risvegli sono piuttosto frequenti, è normale che il rimedio va preso. Poi bisogna vedere il perché il paziente si sveglia, perché per esempio molte volte, sicuramente non sarà il caso dell'ospite che ha appena telefonato, potrebbe capitare che ci si sveglia classicamente per andare in bagno magari, quindi è un bisogno fisiologico, anche se il consiglio che noi diamo, anche quando la funzione urinaria dovesse essere importante, quindi rovinare il sonno notturno, consigliamo sicuramente a tutti di urinare obbligatoriamente prima di andare a letto, e poi di cercare di bere di meno la sera, cercare di bere meno acqua in modo tale da stimolare di meno la diuresi. Ovviamente sono tutte situazioni, dei consigli che si prendono caso per caso a seconda della tipologia di disturbo che ci troviamo di fronte. La signora forse è ancora in linea. Sì. Ecco, la sua pausa da quanto tempo dura, di quanto tempo materialmente, in quanto tempo consiste? Lei resta sveglia per un'ora, per 5 minuti, sì, per mezz'ora? Anche per un'ora, anche se a volte diciamo non mi alzo perché magari non mi va di alzarmi, ecco perché magari il periodo invernale così, però dura parecchio, poi a volte mi alzo, vado a bere, dico chissà se è una questione insomma di esigenza di bere, oppure vado in bagno, però mi capita anche di rimanere a letto e continua questa, però ripeto non si verifica sempre, ecco, è interrotto magari nel tempo, dopo qualche mese. Bisogna capire se è correlato magari a dei periodi particolari, di particolari preoccupazioni che potrebbero magari contestualmente in quella notte stessa magari dare un disturbo del sonno che poi per qualche giorno magari tende a ripetersi e quindi alla famosa cronicizzazione del disturbo. Okay. Quindi perché è una cosa che dobbiamo evitare, la cronicizzazione del disturbo? Sì, quello ovviamente va bloccato. Allora cosa consigliamo alla signora? Tenere il diario? Alla signora possiamo consigliare tenere il diario, se questo disturbo ovviamente continua, noi possiamo anche pensare a sottoporla a un esame polisonnografico, a farla sottoporre a un esame polisonnografico per vedere questi risvegli, se sono correlati anche da un punto di vista elettroencefalografico a qualche altro problema. E per quanto tempo? Lei dovrebbe preoccuparsi entro quanti mesi? No, noi dobbiamo vedere la signora questi periodi quanto sono lunghi e al termine di questo periodo magari fa la consulenza. Perfetto, signora, questo è il nostro consiglio, se ha altre domande altrimenti insomma andiamo avanti. No, grazie, gentilissimi. Grazie a lei per averci telefonato. Allora, prima della telefonata stavamo parlando degli incubi notturni, quindi lei diceva incubi molte volte dovuti a farmaci, quindi sì, a volte, controindicazioni di farmaci. Prevalentemente nei soggetti adulti l'incubo è dovuto a volte all'assunzione di alcuni farmaci che non sappiamo che hanno queste conseguenze. Invece il pavor notturno, che è tipico dei bambini, che è un'intrusione improvvisa nel sonno normale di un bambino, di una situazione di particolare agitazione. Ovviamente avviene in sonno profondo, per cui il soggetto non è sveglio, sta dormendo, mantiene un viso particolarmente preoccupato, come ci fosse qualche situazione di minaccia nei suoi riguardi, e quindi tende a difendersi. Questo diventa quello che noi chiamiamo volgarmente un incubo del ragazzino, invece va studiato con la videopolisonnografia, perché ovviamente dobbiamo andare a capire se effettivamente il sospetto diagnostico è corretto, perché va assolutamente curato. C'è un altro disturbo del sonno che ha dato interpretazioni, ha dato luogo a leggende, parliamo del sonnambulismo, insomma la fantasia è molto stimolata. Quando a preoccuparsi, che cosa fare con questi soggetti? Il sonnambulismo è una condizione abbastanza frequente, in modo particolare nei bambini, sembra che sia stimata tra l'1 e il 6% dei bambini, diventa ovviamente più rara intorno al 0,6% nei soggetti adulti. Il sonnambulismo difatti è anche questa una parasonnia, ovviamente, che può avere dei riscontri un po' particolari prevalentemente negli adulti. Dico negli adulti perché nei bambini il sonnambulismo si limita a delle situazioni di vocalizzazione, di eloquio, a volte di parole incomprensibili, di una certa gestualità intorno al letto, seduto sul letto, si aggiustano le coperte, si fanno una serie di movimenti così finalistici che ovviamente terminano dopo un pochino di tempo, perché ci si rimette a dormire. Invece il soggetto adulto, nonostante il sonnambulismo non è nulla di che in termini di patologia, perché comunque non disturba molto il sonno notturno, diciamo che diventa pericoloso, perché a volte i soggetti non si rendono conto che si alzano dal letto, si spostano da stanza all'altra, a volte compiono anche degli atti fisiologici durante l'episodio di sonnambulismo, tipo vanno a mangiare oppure vanno in bagno. Alcune volte a volte si tenta anche di uscire di casa, tutto in modo ovviamente assolutamente involontario, di totale incoscienza. Quindi è ovvio che bisogna bisogna stare attenti. Il sonnambulismo sicuramente le percentuali nei soggetti adulti sono piuttosto ridotte, ne vediamo davvero pochi ovviamente, e quando li vediamo comunque esistono dei presidi farmacologici che ovviamente bisogna mettere in atto per limitare i danni sicuramente. È importante nelle parasonnie in genere, indico sempre l'esame video polisonografico, perché l'immagine video è poi correlata all'attività elettroencefalografica, fa rendere conto effettivamente del nostro sospetto, perché alcune volte potremmo confondere con sonnambulismo un disturbo del sonno, magari un'epilessia del sonno o altre forme, un REM behavior disorder, che è un disordine relativo al sonno REM, che è molto più importante e che ovviamente va curato in un modo completamente diverso. Dottore, che cosa si intende invece per epilessia del sonno? Allora, l'epilessia è noto che sono delle scariche limitate a una determinata area cerebrale oppure a un coinvolgimento intero del cervello, e ci sono alcune forme di epilessia che hanno delle manifestazioni prevalentemente notturne. Nel caso dell'epilessia c'è un tipo di epilessia che ha una manifestazione sicuramente notturna, che è l'epilessia frontale notturna, che spesso ha un carattere di tipo eredofamiliare, e ovviamente lì bisogna fare una diagnosi molto accurata, perché ovviamente la terapia non è quella dei disturbi del sonno, ma è la terapia dell'epilessia. Per cui l'indagine diagnostica è fondamentale ai fini dell'approccio terapeutico e appunto per la risoluzione del problema. Altri disturbi del sonno, almeno tra quelli più comuni, noi abbiamo l'ipersonnia. Che vuol dire? L'ipersonnia diciamo che non è un disturbo molto comune se lo prendiamo come patologia singola. Se invece l'ipersonnia dipende dalla conseguenza invece di un cattivo sonno e quindi dell'insonnia, ovviamente l'ipersonnia diventa molto diffusa. Dipende dalla gravità dell'ipersonnia, perché ci sono alcune ipersonnie così definite, ipersonnie centrali, e ve ne dico soltanto uno, la narcolessia, che rientra tra le patologie rare. Quindi si tratta delle persone che dormono troppo? No. L'ipersonnia possono essere persone che hanno tendenza al sonno, quindi una certa sonnolenza durante il giorno, ma che è controllabile, come persone invece che hanno degli attacchi irrefrenabili di sonno, che si possono venire a ripetere nel corso della notte e nel corso del giorno successivo più volte, ed è incontrollabile. Sono degli eccessi di sonno direttamente in fase REM, per cui il soggetto non si rende conto che improvvisamente si addormenta. Può essere anche alla guida di un'automobile, può essere a casa che sta mangiando, che cade ovviamente improvvisamente perché perde. Cosa è determinato? Questa è una patologia che ha anche un riscontro genetico, quindi non c'è nulla che la provoca, se non una predisposizione genetica verso questo tipo di malattia. La narcolessia generalmente non è soltanto caratterizzata da facilità all'addormentamento, ma è determinata anche da altri sintomi. Per esempio, questi pazienti spesso vengono colpiti da quella che si chiama cataplessia, un'improvvisa perdita di tono muscolare che fa cadere improvvisamente i pazienti a terra proprio perché si sono addormentati. Oppure da un'altra condizione che si chiama paralisi del sonno. Questi soggetti spesso all'inizio del sonno oppure al risveglio presentano una sensazione molto sgradevole di impossibilità a muovere gli arti pur essendo svegli, pur essendo con una certa condizione di vigilanza, quindi come se fosse una vera e propria paralisi. Quindi vedete che è una patologia importante che ha diversi risvolti, che bisogna assolutamente diagnosticare. È presente spesso anche in situazioni dove più componenti della famiglia ne possono essere affetti, e quindi è assolutamente da trattare proprio per i risvolti importanti anche da un punto di vista sociale che possono avere, perché capite bene che un soggetto che è affetto da narcolessia è assolutamente pericoloso per sé e per gli altri, allontanato sicuramente da alcune attività lavorative. Certo, questa è una patologia più grave sicuramente, che ha un suo percorso terapeutico specifico. Sicuramente si usano delle sostanze, degli psicostimolanti, dei farmaci, a volte purtroppo devo dire anche con un successo terapeutico discreto, non ottimale, dipende molto da caso a caso, però diciamo che queste un pochettino fa capo anche un po' agli altri disturbi nell'ambito del sistema nervoso centrale, dove ancora non siamo riusciti a risolvere effettivamente tutti i problemi correlati. Torniamo a invece un disturbo del sonno più comune, o meglio una cattiva abitudine che in tanti hanno, il telefonino sul comodino. Va lasciato o no? Va lasciato aperto o no? No, il telefonino può stare ovviamente vicino al letto, non crea nessun problema. È normale che se veniamo raggiunti da una telefonata al cuore della notte, ovviamente questo determina un'interruzione del nostro sonno, e anche talora il nostro sonno è un buon sonno da un punto di vista qualitativo. Questa interruzione, se capita una o due volte non succede niente, ma se comincia a essere una certa abitudine, e quindi a volte anche per esigenze lavorative si tiene il telefonino vicino sul comodino durante la notte, ovviamente potrebbe determinare una cosiddetta cronicizzazione dell'insonnia. Quindi telefonino riabilitato a metà, mi sembra di capire. Grazie al dottor Roberto Bruno Bossio per essere rimasto con noi, grazie a voi per averci seguito, grazie a regia Enzo Leonetti, vi auguriamo un buon proseguimento.